Guardi, sopralluogo a Valmaura io l'ho già effettuato 2 settimane fa e mi sono reso conto di persona della situazione di degrado che esiste, dello stabile ma anche delle parti comuni. Arriviamo adesso assieme all'assessore Santoro da Via Grego, i cosiddetti Puffi, dove la situazione è analoga. Io credo che con la collaborazione del Comune bisogna immediatamente intervenire su questo. Il presidente dell'Ater Unica, Claudio Serafini, conosce la situazione del comprensorio di Valmaura, che i servizi di Tele4 hanno riportato alla luce, così come quella delle cosiddette case dei Puffi a Borgo San Sergio. Stando alla sua promessa, un primo intervento di recupero dei rottami e dei veicoli abbandonati in collaborazione con il Comune scatterà quanto prima, nonostante la nota penuria di fondi degli enti pubblici. Si sa che il patto di stabilità frena le amministrazioni comunali, però insomma noi interverremo comunque. A quando invece la programmazione degli interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici e delle parti comuni? Credo che in una decina di giorni ci sarà un ulteriore sopralluogo da parte nostra e immediatamente dopo partirà l'intervento. Una promessa strappata in occasione dell'inaugurazione dei 37 nuovi alloggi ATER in via Orlandini, occasione in cui l'assessore regionale ai lavori pubblici Santoro ha anche ipotizzato per i comprensori ATER fatiscenti e difficilmente recuperabili anche l'ipotesi dell'abbattimento e della ricostruzione. Significa mettere in campo anche l'opzione della possibilità di demolizione di alcuni edifici che, così come in molti paesi europei, lasciano lo spazio, se non di qualità e ovviamente di non adeguabili da un punto di vista delle norme, a nuovi edifici più adeguati, più efficienti e meglio rispondenti alle esigenze dei nostri cittadini.